Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, video dedicato a FIFA 23 perché sono usciti gli overall, i potenziali di tutti i calciatori presenti sul nuovo titolo EA e quindi adesso li andremo a spolpare più nel dettaglio. Con precisione però andremo a vedere quelli che sono secondo me i migliori talenti da provare assolutamente all'inizio di FIFA 23 che non erano presenti nel precedente capitolo calcistico. Mi raccomando, sotto nei commenti fatemi sapere la vostra, però. Quale talento state tenendo sotto osservazione e proverete sicuramente nel nuovo FIFA 23? Fatemelo sapere ovviamente sotto nei commenti e ne parleremo. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo che ho un profilo Instagram, venitemi a seguire, ho un profilo Twitch, un profilo TikTok, venitemi a seguire su tutti i miei social, mi raccomando, trovate tutto in descrizione e se siete interessati in questi giorni sono già usciti dei video dedicati alle migliori squadre da utilizzare per una carriera allenatore, quindi mi raccomando, i video di FIFA 23 dedicati alla nuova carriera allenatore inizieranno fra qualche giorno, anche dopo l'uscita, sinceramente. Prima voglio concludere quella su FIFA 22. Ma dei video così ogni tanto a sprazzi su FIFA 23 usciranno, quindi tenetevi aggiornati qui sul mio canale anche. Direi di non perdere altro tempo in chiacchiere. Il primo calciatore che non vedo l'ora di provare è sicuramente la sorpresa più grande del campionato di Serie A, signori. E stiamo parlando di Kvitsa Kvaratskhelia. Georgiano, nuovo acquisto del Napoli, alla sinistra, anche trequartista, secondo il gioco, 21 anni, 1,83 di altezza, 70 kg, 74 di overall iniziale, 84 di potenziale, con un valore che va dai 9,5 milioni e uno stipendio di 33k. Sinceramente, visto quello che ha dimostrato, forse un punto overall in più gliel'avrei dato, ma attenzione alle caratteristiche, perché abbiamo un piede destro, ma 5 stelle piede debole, e ha dimostrato Kvaratskhelia di poter tirare con entrambi i piedi, quindi giustissime le 5 stelle. 4 stelle mosse abilità, work rate medio-medio. Non lo so ragazzi, se work rate medio-medio è giusto, forse avrei messo medio-alto, non lo so. Sta di fatto che Kvaratskhelia mi ha sorpreso tantissimo per quanto riguarda la progressione. Cioè questo calciatore è mostruoso, una volta che prende palla e va in corsa, non lo fermate più, gli potete strattonare i pantaloncini, togliergli le scarpette, potete fare qualsiasi cosa, lui va in slalom, dritto per dritto, non lo fermate, è incredibile. In più, come vi ho detto prima, tira bene, di precisione, di potenza, sia destro che sinistro, e ha già segnato anche di testa, quindi un calciatore completo al 100%. Vediamo se i dati sono rispecchiati nelle caratteristiche che gli ha dato FIFA, perché sicuramente dal punto di vista delle skill e del movement ci siamo. Anzi, 83 di agilità, 83 di accelerazione sono tanta roba, forse in accelerazione qualcosina in più ci poteva stare, dribbling, tanta roba. Occhio al ball control perché è veramente un ottimo valore, 80, ciò che forse gli avrei aumentato è sicuramente la finalizzazione. Ha un esagono molto molto intrigante e attenzione a quella best position trequartista perché, oddio, non so se da trequartista fa addirittura un più 2 di overall, sta di fatto che se dovesse fare pure più 2 di overall subito da trequartista è veramente tanta roba. Forse anche heading accuracy l'avrei aumentato leggermente perché ha dimostrato comunque di saperci fare anche di testa. Io so già che anche voi volete provare Kvaratskhelia, vero? L'hanno inserito, ragazzi! L'hanno inserito! Lo sapevo! Prossimo giocatore, Filip Stankovic. Lo voglio provare a tutti i costi. Portiere in prestito dall'Inter al Volendam. Ve ne avevo già parlato nel video dove vi consigliavo appunto la carriera allenatore con il Volendam. E andiamo subito, ragazzi, perché nel Volendam c'è proprio una miriade di calciatori nuovi, ok? Cioè, qui sono quasi tutti da provare. C'è anche Oristanio. Vi avevo parlato di Zefuik. Li andiamo a vedere tutti, ragazzi. Anche più avanti, chiaramente, nel tempo. Ce ne sono tanti di talenti interessanti in questa squadra. Andiamo però a vedere nel dettaglio Filip Stankovic. Portiere, come detto, ventenne. 1,87 e 72 kg. Forse non è altissimissimo, però è un portiere che si fa rispettare assolutamente. Come detto, in prestito dall'Inter, 3 stelle e piede debole, e questi sono i suoi dati da appunto portiere.
non sono dei dati super sviluppati. Gli hanno dato un 66 di overall con 77 di potenziale. Secondo me, se utilizzato, chiaramente può migliorare subito. Non so se è il caso di buttarlo subito titolare con questi dati in una carriera allenatore, per esempio con l'Inter. Magari al secondo anno. Bisogna vedere quanto cresce. Sicuramente è un portiere perfetto per una carriera tipo il Volendam, ok? Tanta tanta roba. Questo è un portiere che mi ha impressionato perché non ha paura di niente, bravissimo nelle uscite basse e nell'uno contro uno non si fa mai sorprendere, è uno di quei calciatori che sta sempre concentrato, sta sempre all'interno della partita, sta sempre sul pezzo, veramente un ottimo portiere che spero possa essere il futuro della porta dell'Inter. Ottima reattività e ottima spinta, qui secondo me un dato non veritiero è sicuramente il posizionamento. Lui meriterebbe molto di più e anzi il posizionamento potrebbe essere addirittura uno dei suoi punti forti nella realtà, quindi qua non siamo secondo me molto sul pezzo, però è un calciatore che voglio assolutamente provare. Andiamo a vedere anche Gaetano Oristanio, trequartista proprio del Volendam, che ha già dei discreti dati dal punto di vista del movimento ed è per quello che secondo me potrebbe fare un upgrade importante se spostato da esterno. Importante, non so se fa veramente un bel più 2, però occhio, occhio, trequartista, centrocampista offensivo lui, di quelli che potrebbe proprio piacermi. 78 di potenziale, piccolino, 1,74-1,72 kg, con degli ottimi dati di movimento e un buon 68 di dribbling, quindi assolutamente da tenere in considerazione questo giocatore. Molto più acerbo invece è Zefuik, però attenzione alle 4 stelle piede debole, 57 di overall iniziale, 74 di potenziale, ma se fate una carriera con il Volendam è un giocatore che va assolutamente preso in considerazione. Adesso è molto acerbo, ha 17 anni, 1,92, 80 kg, quindi può essere utilizzato proprio come puntero pesante. Occhio però perché corre, cioè la falcata ce l'ha questo ragazzo. Vogliamo continuare a parlare di calciatori alti e fisici, ragazzi? Lorenzo Lucca, l'hanno messo, 21 anni, punta, italiano, il primo italiano a giocare con la maglia dell'Ajax, 201 cm, 83 kg, 71 di overall iniziale, 82 di potenziale. Ecco, se penso al 71 di Lucca, forse Akvara, visto quello che ha dimostrato, gli avrà dato qualcosina di più. Ciò che spacca di Lucca è sicuramente il fisico. Ha la specialità forza, 3 stelle, guardate la potenza, 85 di shot power, 90 di forza, cioè questo calciatore non lo muovi. Se riuscite in qualche modo, non si sa come, a migliorargli agilità e accelerazione, questo diventa un mostro, oppure, occhio perché è in prestito dal Pisa, oppure se riuscite a costruirgli un gioco basato solamente sulle palle alte, secondo me può diventare devastante, ma attenzione perché va migliorato poi nel colpo di testa, che non è chissà che cosa, però è proprio il forte di Lucca, quello di proteggere palla, magari sfondare e farsi trovare poi in area pronto a finalizzare. E secondo me ha una finalizzazione anche maggiore di questo 69. La porta la vede, ha una gran potenza e può essere realmente devastante. Piccola chicca, occhio alle punizioni, perché lui ogni tanto le punizioni le tira. Se free kick accuracy 66, da migliorare secondo me, però lui potrebbe avere anche quel punto a favore. Ragazzi, FIFA 23 secondo me sarà uno spettacolo. Hanno inserito finalmente anche Nasri Unuvar. Quanto l'abbiamo atteso, giocatore che attendavamo almeno da quando aveva 17 anni. Poteva tranquillamente essere inserito e in questi anni poi qualcosa è anche cambiato. Perché inizialmente magari lui non agiva proprio come ala sinistra, ma il trequartista, l'aveva detto anche lui in una intervista, lo preferisce forse come ruolo. Best position infatti trequartista, stiamo parlando di un giocatore che vede il gioco, che lo conosce, che lo crea, insomma uno di quei calciatori che gli dai palla e gli fa anche l'ultimo passaggio, gli piace anche inserirsi negli spazi, ma precedentemente lui ama l'assist.
Qui abbiamo alla sinistra trequartista 19 anni, 1,68, 60 kg, quindi lui sì, forse per caratteristiche fisiche può farla l'ala, però come potete vedere poi dalle caratteristiche di movimento abbiamo 71 di accelerazione, 68 di velocità, 72 di agilità. Miglioratevi l'agilità, mettetelo trequartista e vi creerà, secondo me, azioni da gioco molto importanti. L'overall iniziale non è altissimo, ma il potenziale è tanta roba. 3 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità. Un calciatore intelligente, ragazzi. Un calciatore super intelligente. Sinceramente, da ala non glielo vedo. Guardate anche il 61 di finalizzazione, è molto lontano. Molto lontano. È vero che ci sono quelle ali che corrono e basta e hanno poca finalizzazione, ma lui non corre neanche troppo, diciamo. Io lo terrei tutta la vita trequartista. Non siamo ancora alla fine di questo video, abbiamo ancora Gabriel da vedere, nuovo acquisto del Porto, esterno destro, esterno sinistro, 19. Ai brasiliani danno dei valori senza senso comunque, cioè 19 anni, 1,76-75, cioè questi sono i nuovi Rafinha, ci rendiamo conto? 75 di over, 87 di potenziale, 3 stelle, piede debole, 4 stelle, mosse, abilità. Best position, occhio al trequartista, però raga, ma che trequartista, ma porca miseria, guardate quanto corre. Questo probabilmente se lo mettete da ala fa pure l'upgrade, cioè 82 di accelerazione, 85 di velocità, 83 di agilità, con 81 di dribbling. Pecca un pochettino la finalizzazione, ma è già molto più sviluppato. Cioè, work rate alto medio e valore di 13 milioni e mezzo. Una roba fuori di testa, ragazzi. Guardate che giocatore. Guardate che giocatore. Io sono sincero, lui e i prossimi non li conosco molto. So che Porto, Arsenal hanno puntato su alcuni giocatori brasiliani interessanti. Però, cioè, queste sono caratteristiche che possono rompere il gioco, eh. E questo è l'altro. Marquinho. Marcus Vinicius Oliveira Alençar dell'Arsenal. Esterno destro, esterno sinistro, 19 anni, 1,83, 77 kg, 73 di over, 86 di potenziale. Arsenal, che non è la prima volta, punta su questi giocatori. Mi ricordo quando presero Gabriel Martinelli, qualcuno diceva non giocherà mai, boh, adesso titolare. Non credo sia come Gabriel Martinelli, eh. Martinelli ha qualcosa in più. Non è neanche come Veron. Veron ha qualcosa in più. Però questo Marquinhos è tanta roba. È comunque tanta roba. Come al solito questi giocatori hanno questo esagono così un po' strecciato dalla parte della velocità e del dribbling. Il suo punto forte è sicuramente l'accelerazione. Molto bene in velocità. Come al solito, come abbiamo detto prima, la finalizzazione è poca, poca roba. Va migliorata. E può essere spostato ovviamente nel ruolo di ala. Attenzione però anche al work rate. Alto, alto. Questo può far pensare, sto esagerando, a un giocatore che dal punto di vista dell'attitudine potrebbe fare anche un tuttocampista esterno sulla fascia. Ma poi gli manca la stamina, poi gli manca la fase difensiva. Però come attitudine lui è un giocatore che spinge e che viene a difendere. Interessante, sicuramente una nuova aggiunta che proverò. Chiudiamo con il brasiliano, forse con meno skill, con meno caratteristiche interessanti, ma con un potenziale enorme, ovvero Savio, 18enne alla destra del PSV, attenzione perché è in prestito dall'Altrua. 70 di over, 86 di potenziale, occhio ai 18 anni perché già alla prima stagione con quei 18 anni un 64-65 secondo me ve lo può fare. 3 stelle piede debole, 4 stelle skill, anche lui best position trequartista, ma tutto da valutare. Però ecco, lui effettivamente ha forse più caratteristiche per il trequartista. Vedete che le caratteristiche di movimento non sono sviluppate come gli altri due brasiliani. Lui va bene in dribbling, ma benissimo nel ball control e nel passaggio corto. Quindi attenzione, perché lui secondo me potrebbe avere caratteristiche molto più da trequartista. E guardate inoltre la visione. Visione tanta roba, ragazzi. Visione tanta tanta roba. Questo è un giocatore molto molto interessante. Per oggi, ragazzi, ci fermiamo qui. Abbiamo visto del materiale molto molto interessante, importante, che non vedo l'ora di provare, ve lo giuro. Farei una squadra solo con questi talenti. Qual è stato il vostro preferito? Tolto Kvaratskhelia, lo so che lo amate, lo so, lo amiamo tutti. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Condividete il video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Ciao.